Ciao Jack! Va bene. Allora, qua cosa dobbiamo fare? Così va bene, così va bene. Ok, così dovrebbe andare bene. Dobbiamo fare il 30° se non sbaglio. Che l'altra volta ci fermammo al 29°. Ora dobbiamo fare il 30. È sbagliato io perché devo fare il 30 e poi partire per la prossima, ma vabbè. Ma aspettiamo che vengano gli altri e iniziamo. Frattempo fammi vedere un po' le armi qua come stanno. Mi dà una bella riparata a tutte le armi. Questa riparata non ancora. E questa è potenziata. Poi siamo a questa. Ok, un punto d'attacco che ci sta sempre. Te invece ti devo mettere le pietre. Così dovrebbe andare molto meglio. Usiamo la polvere potenziante per palla. Poi lei un po' cosa devo mettere. Forza magica sicuro. Poi fuoco e sacro. Attacco a lui. Ah, non possiamo potenziarla per poco. Vabbè. Io direi di andare a comprare anche l'altro po' di polvere riparante perché ci serve. E poi dopo questo iniziamo subito col 30° labirinto, così andiamo avanti con la nostra dungeon. No, non ho avuto il tempo. Mandamelo come messaggio privato così non me lo dimentico. E quando non devo recuperare, quando non devo vedere anime nella settimana, me lo vedo. Ecco fatto. Ok, allora diciamo senza indugio all'antro per fare il piano numero 30.
Ma nel frattempo che arrivano gli altri, almeno ci portiamo un po' avanti. Sono già 6 minuti e vorrei iniziare. Ok, 30. Vediamo cosa ci aspetta in questo piano. Grazie. Ok, lo sfondo è sempre questo qua. Chissà quando ce lo cambierà questo sfondo qui. Sempre con queste zie medusa che sono tostissime. Tre zie medusa. Dove avevo messo le... Oh, ma bella zia! Già la chiave, buono. Tecnicamente potremmo già andarcene. E basta, dai. Ghiaccio, non che ci serva. Vabbè, basta, dai. Andiamo così, dai. Oh, due casse, qualche minion, c'è qualche mimic. No, una chiave argentata e poi questa cos'è? Un sacco, dai. Un'altra zia medusa. È un'altra zia medusa dall'altra parte. Vabbè, va. Ah. Scendo. Aspetta, devo provare una cosa. Di quarto jar. O giaro. Cos'è quarto giaro? No, faccio meno danni. 184, 166. Un sacro. Non cambia poco però. Ah.
Vento. E questo cos'è? Mimic. Ovviamente che è un mimic. No, l'arma. Ciao Berserk. Ciao Sef. Senti che musica power. Se deve essere di me contro una cinquina di zia meduse. E basta, perché poi non ho fatto nulla. Sentite, vado a vedere. No, ancora stessi meduse. Che hanno una resistenza elevatissima a ste cose. Ma cosa c'è? Tre mostri, non è dire di non farceli. Facciamoci il piano sul retro e andiamo avanti. Quando ci devo scommettere che sarà pieno zeppo di mimic? No, smeraldo, buono. Spacca pietre. Ah, solo io non lo conosco. Pietra del gemma del fulmine. Mimic. Ah, i pietra sono diminuiti subito lì a ripristinarli. Ciao Vale. Ah, ecco. Te l'ho detto, pieno di mimic. Roberta Ferrari. Chissà perché si dovrebbe chiamare Ferrari, su XCOM. La struttura. E brum. Vabbè, ma tanto settimana prossima già lo cambiamo. Mamma mia. Chi ha avuto l'idea di creare Mimic, giuro, è il nemico numero uno di tutti i giocatori di GDR. L'italiano col crestone. Scusate. Comunque io per Ivo lo chiamerei, insomma, nome gli metterei giusto appunto Salva.
Old Salva Evil. Ok, 31, vediamo dove si va. E comunque, come dicevo, settimana prossima cambierà tutto. Settimana prossima cambierà tutto a lei, alla signorina Roberta Ferrari. E già si sta pregustando la... Salvarevi e Stora Vale Salvo, un personaggio che racconta tutto. Eh già. Dica, signor Vale. Non ancora perché appena ho finito di vedere la live tua stavo mangiando, ho finito appena adesso di mangiare. Quante dopo che finisco la live mia, aia, ti invio tutto su Facebook. Scusate di nuovo. Vabbè, va. Ah. Ok. Aspetta, io ce l'ho l'elemento con lei, sì o no? Sì, ho sacro. Ecco qua. Polvere riparatrice. E come sempre, quanto la situazione si fa dura, ci pensa lei. Ah, già l'occhio. Tendenzialmente potremmo già farla dal piano sul retro, ma non avendo né la mappa né il cristallo non ci converrebbe. Mimic. Cod fa le pippe a canna, giusto Stefano. Ah, i coddari possono solo accompagnare. Che qua c'è la chiave che non abbiamo preso, la chiave argentata. Quindi dobbiamo solo andare dall'altro lato. Dovremmo metterla su... Ma queste cose dai, sempre ti devo dire la criptonite. Poi. Comunque è dopo Berserk. E stavo dicendo, Vale, perché non la mettiamo anche su XCOM? Io già me la vedo da lontano. Io già me la vedo da lontano che lancia pretrasse su tutti gli alieni. Ci sarebbe benissimo. No, non è scritto tu, eh. Vabbè, però non...
sono le 7 cosa? Ah, le 7 su... su come si chiama? Far Cry. Ah, vale. Se vuoi farla pistolero, per me potrebbe andare bene. No, Jack, era pessima, era proprio pessima questa. Allora, tendenzialmente potrei farmi anche quei due laggiù, ma... No, io direi di farmi subito il piano sul retro e andare al 31° piano. Bloodborne dopo Life is Strange. Che vorrei fare prima Life is Strange e poi Bloodborne. Poi dovrei trovare te pareva dove infilarci un altro mimic. Ah no, un'arma. La spada, l'arca valorosa. Bene. Poi vorrei infilarci anche Uncharted 4. Non so quando farlo però, perché Bloodborne forse mi prenderà un po' di tempo. No, non ti preoccupare Jack, tutti piangeremo su Life is Strange. Se no, come potremmo fare ragazzi? Life is Strange, Uncharted e poi Bloodborne. L'ho letto che fanno anche il 2, però non so come lo faranno. Ah, acquamarina. Ah, vedrai Vale, vedrai. Poi mi dare una voce. Come mai pensi che sia sopravvalutato? Vabbè, però giustamente sono gusti, non è che ti possa piacere tutto. No, opla. Vabbè, difficile. Ok, a dopo, Jack. Vabbè, giustamente. Hai ragione pure tu. Se uno non si immedesima, difficilmente potrebbe piacergli. Ma l'abbiamo presa la chiave del labirinto? Mi sembra di sì. No, non era in un mimic. Ah, vedete che era in un mimic o era in quelli due che non abbiamo sconfitto. Ma dove devi abbattere prima quei due? Io pensavo di averci la chiave del labirinto. No, questo non ce la dà. No. Thank you.
Eccola qua. Ma andiamo al prossimo. Vabbè, però lì posso anche capire che, come ho detto già, se uno non si riesce a medesimare, difficilmente lo potrebbe capire. A me è piaciuto molto. Poi vediamo un po' come ne esce. Perché sì, andiamo al piano successivo, dai. Io lo dovrei giocare per prima, perché devo vedere benissimo, devo vedere ancora quando finiscono gli episodi e quando ci sono le scelte. Perché avevo intenzione di fare che... a ogni capitolo io finivo la live e la facevo e la continuavo la settimana prossima. Però non so quanto durano i capitoli e non so quanto tempo mi porta. Capito? Che poi le scelte che le faccio fare a voi della live, questo è sicuro. Avere il totale controllo della partita, tranne una zona che... tranne una scelta, scusate, che... quella mi dispiace, ragazzi, ma... no, e poi il tempo non è neanche la cosa più importante, vale. Poi è per far rendere più partecipa anche a voi. Perché se lo giocassi io, lo giocherei secondo il mio modo di vedere Life is Strange. Invece voglio vedere il modo vostro, come sarà. Quel tempo non è il problema in quel gioco. Infatti le scelte non sono neanche a tempo, figurati. Un altro piano sul retro dobbiamo farci. E stavolta la chiave ce la prendiamo subito. No, no, non è come The Walking Dead. Là non hai il problema del tempo. Se no non l'avrei neanche proposto. Avrei scelto direttamente. Ho detto solo a una parte scelgo io, l'altra e scegliete voi. Me lo ricordo, Seth. Che quando vidi la live di Vale eravamo tutti in ansia per tutte le scelte che si dovevano fare. Poi perché io non ho portato più la seconda stagione. Buono. Ho solo 3. 1, 2, 3, 5 casse. Ci è andato male stavolta sto piano sul retro. Tutti mi hanno fatto dare conto alla cassa, mentre l'altra parte li distruggo. Comunque Vale, perché la seconda stagione di The Walking Dead non l'hai portata più? Non avevi detto che la facevi? Cheatexanx!
giustamente. Ragazzi, grande o piccola? Ah, ecco. Big fat facco. Sef? Grande, e grande sia. Una spada bastarda. Era meglio se ci usciva una gemma. Le spade comunque le possiamo vendere. Nome di fatto, ecco. Dopo di questo andiamo a salvare. Vediamo un attimo le armi come stiamo. 15 la voglio. Mo è il 35 se non sbaglio. Quello che dobbiamo fare. O il 35 o il 34. Se non sbaglio ci sta al The Walking Dead tutte le prime tre in italiano. Se non sbaglio sta pure su... C'è l'offerta su... O c'era l'offerta sulla store, tutto The Walking Dead, le stagioni in italiano. Infatti quando presi Journey ho visto che c'era. Aspetta, mettiamoci un altro ranged e ci mettiamo la nostra cara Brody, che dopo XCOM anche qua fa le magie lei. Veramente no, con tutte queste che sono costissime. Aia, è riuscito a lanciarmi la magia sto stronzo. Opla. Presa. Io mi ricordo benissimo il finale di The Walking Dead. Mamma mia, è stato uno dei finali più tristi di tutti i videogiochi che abbiamo mai giocato. Quello che ha fatto Vale, gli altri non li ho giocati, anzi dovrei recuperarmeli. Ok, saliamo o vediamo di cosa c'è.
Ma io direi di continuare un po' e vediamo un po' cosa ci porta a sto labirinto. Però ovviamente non battiamo i posti, togliamoci quei due o tre bauli. Che uno di questo conterrà sicuramente la mappa. Gemma del fuoco. Qua cosa c'è? Mappa. Attacco più uno. No, andiamo avanti. Andiamo al prossimo labirinto e questi qua non li voglio battere. Peccato solamente che all'inizio era tutto in inglese e che dovevi tradurre tu, e poi dopo hanno messo la patch che si potrebbe che si che era in italiano. Peccato solamente questo. Aia. Oh già. Un ritratto, sto ancora aspettando il ritratto di Yuko. Però ha finito quella della sua Joestin. Vale, ti stavo dicendo un ritratto dei. Ah, la borsa è piena. Di Mea, Berserk, Vale, Brody, Sepp, Evil, Jack e tu. Ma poi Vale, una cosa voglio chiederti. Una cosa voglio chiederti. Ma alla missione finale chi porti? Cioè, non è. Infatti. Ti trovi nei guai nella missione finale poi. Bravo Sepp, così ti voglio. Un bel ritratto di tutti noi assieme ci starebbe benissimo. Dall'altra parte cosa c'è? Pure a me è piaciuto molto molto ben fatto. Vai Bloody, vai, sciotta i nemici. Eh beh, la perfezione non esiste e per raggiungere nel disegno ci vuole un sacco di tempo.
Polvere potenziante. Chiave argentata. La mappa e questo è il cristallo, se non sbaglio. Un solo nemico alla in mezzo alla parte inesplorata. Ma direi lasciamo quei quattro nemici soli e andiamo al prossimo livello. Poi come ci vuole fare? In posta da battaglia oppure sull'attenti? E ora per la felicità di Vale mettiamo lui, il suo amico. Lui! Che... Dai! Ah, ok, ha avvelenato anche lei. Avvelenati tutti. E lui è di mettere sacro contro di loro. Lo stilo morti. Perfetto. Ok. Diamo i big addominali di Abdul. Giustamente. Ah, qua il veleno non vuole proprio entrare su di loro. Ok, questo è avvelenato. Hai visto quel veleno subito si fa? Mi sembra che sia chiamato vabbè, romani. Annam, dici tu? Nella prima serie di Dragon Ball, quello là che combatteva contro Goku per l'acqua. E poi il giorno di se vedi che qua l'acqua è gratuita. Se non mi sbaglio si dovrebbe chiamare Nam. Non mi ricordo. Mi vuoi far passare? Non mi ricordo. Mi sembra di no, però. E la batteria si sta scaricando. Ah, devo resuscitare Abdul, però. Non voglio sprecare una... anzi no, devi sprecarla pure una polvere revitalizzante che ne abbiamo a strafottere. Si è scaricato anche Abdul.
No, voglio con un po' di kebab subito torna in forza. Aspetta, no vabbè, io direi di farci subito il piano. Ok. Cos'è? Ah, la spada divora anime. No, non la devo dire. Non la devo dire. No, non dire quella battuta, Xanthus, non la dire. Mamma mia, ste gemme. Ma acqua marina, buono, buono. Peridoto, eccezionale. Wake up. No, una battuta sulla spara divora anime. Oh, però dai, oggi nella tua live ci siamo comportati egregiamente contro il re e la regina alieni. Assolutamente sì. Poi non so, hai avuto il trofeo non spreco il mio colpo, cioè che devi uccidere un re. Devi uccidere il re o la regina alieno prima che scappasse nel parco, vale? Vabbè, già per secca là ci siamo proprio fatti perfetto. Io che me la sono tankata e voi che l'avete disintegrata con il proprio attacco. Oppla! Ma poi ho visto che. Vabbè. Ma poi ho visto che l'ho incendiata. Mi hai messo la. Ciao Berserk! Lo abbiamo, l'abbiamo fatta cagare sotto, Berserk che femmina. Comunque che ti volevo dire, aspetta. Ah, ma poi mi hai messo l'armatura, quello che ti ho consigliato io, quello là che se i nemici mi attaccano vengono incendiati. Perché ho notato che la regina lì ha preso ustione. Siamo al piano 35, dai. Ah, è che è vero che pure l'ascia incendia. Vabbè, allora è inutile che mi mettevi anche il tessuto inferno. Stordire no, perché lo stordimento. E ovviamente dovrebbero essere vulnerabili a qualcosa. Purtroppo io del come si chiama la del DLC dei cacciatori mi è mancato un trofeo solamente, quello là di utilizzare un
potere dell'armatura alieno contro il re e le regine. Solo quello mi è mancato perché non mi sono ricordato di metterlo quando comparivano. Vabbè, il resto l'ha presi tutti. Anche se quello che mi ha fatto penare di più è stato il re degli Action quando ha fatto quelle bombe dall'alto, perché non sono riuscito a spostare tutti i personaggi, per fortuna che avevano le difese alte e non si sono fatti poco di danno. Solo uno è rimasto priva di sensi, ma l'abbiamo portato a casa e poi l'ho shottato con i ripetitori. No, quello là un turno alla volta era quell'altro. Devo intendevo quanto tu dovevi vabbè, io giustamente da furbo io mi sono fatto tutte le armature prima proprio per non avere difficoltà. Ahia. E vabbè, non me l'aspettavo. Andiamo di Nilis, dai. Quindi pensate. No. Sprecato la ciliegia palpitante. Sono infiniti kebab. Ma c'era la chiave? Non questa argentata, la chiave del labirinto, ce l'ho? No. No Man's Kebab. Vabbè. Dai. Ma quanto ci scommettiamo che una delle... la chiave ce l'ha una di queste qua... queste qua meduse? Ah no, per fortuna. Vai, andiamo avanti, andiamo al prossimo piano. Aspetta, non posso dire, è vero. Però devo dire, ho visto le armature delle re e regine aliene, sono veramente belle, hanno veramente dei bei poteri. Ah.
Dai, fatti prendere. Forse esteticamente è solo quella degli Archon, non è chissà chi, però ha un potere da non sottovalutare. Mamma mia. La mappa è qua, è il sacchetto con la valigia potente. Questo cos'è? Mimic. Vabbè, va. Ah. Forse abbiamo ottenuto pure la chiave speciale, quella che da sul retro? Mi sembra di averla vista. No, mi sono sbagliato. Solo in quelle casse cosa c'è, che così andiamo subito avanti. Non c'è bomba, non serve a nulla ora come ora. Mimic, quando mai ci mancano i mimic qua. Un altro mimetico mi sta facendo morire pure sto mimetico. Qua cosa c'è? Ok, prima di... Ok, prima di aprirli, che hai fatto, Sef? Quando ci sco... Dicevo, quando ci scommettete questi due sono due mimetici? Ah, questo no. Pesca appiccicosa. Il prossimo, ma usciamo a salvare. Buona la pesca appiccicosa, tanto. Bentornato, Jack. Siamo al 38esimo.
sembra che al 40esimo o al 50esimo cambia lo scenario. No, mi sembra già al 40esimo cambia lo scenario. Ora. Aia. Mamma, come diminuisce la resistenza dell'arma con questi. Ok, non vuoi tanto appiccicume, due zie meduse da dietro non ce le spieghiamo proprio. Andiamo avanti. Un Gemeron del ghiaccio. Trentotto. Ovviamente Berserk si digerà male. Anzi, neanche tanto, perché mo potremo anche non uccidere i nemici. Eviterò di uccidere i Gemeron per la felicità del buon Berserk. Aia. Via. Mamma mia, che botta che mi ha dato. Ah, e ci mettiamo lui. Prima di alzare un po' lui. Ouch. No. Zavuardo! Tanto a me ha ucciso così tanti draghi e lupi davanti al povero Berr. È il gioco, Berr, che ci devo fare? Poi parla, si lamenta di me, lui su... Lui su Skyrim modi per fa ucciderà anche i Darkhound, i Downguard. Prevede uno, se anche voi come me vedendo palla è venuto in mente quel cicciottiato di te con quest'otto. Ok, tu sei un mimic. Ah no, un'arma. Ah, Alexa Blaster di Nidis. Uno. Io non premo perché non l'ho giocato, non avendo una console Nintendo. Vabbè, andiamo al 39esimo piano direttamente senza guardarci alle spalle. Proprio rasciamo come dei dannati. E allora non ho potuto giocare. Ah, è vero. Devo fare ancora la parte sul retro. Thank you.
sistema del ghiaccio. Ah, ecco. Un'alta polvere potenziante, che schifo non fa. Uno, due e due casse. Anzi, un mimico e due casse. Tascia da battaglia. Borsa accessori piena. Allora, facciamo così allora. Agilità più uno che non serve a niente. Poi andiamo al livello 39, anzi no, al piano 39. Era quello disegnato da Toriyama. Dai, piano superiore. Aia. Ok, non gli faccio danni con il fulmine a lei. Non è che cambia tanto, eh. Ok, dai, mettiamo lei, dai. Nessuna chiave, ovviamente. Non lo uccido, Berserk, però se lui ha la chiave non devo eliminarlo per forza. Quindi prega che uno di questi nemici abbia la chiave. Altrimenti li devo eliminare per forza.
Guarda un po' quanti gem non sto risparmiando per non farti dichiarare male a Berserk. Chiave? No. Ma non lo so quale ha la chiave. Quindi potrei anche ucciderli tutti e l'ultimo mi dà la chiave. Nel prossimo c'è un metodo per scoprire chi di loro ha la chiave. Non nel prossimo livello, nel prossimo gioco, in Chronicle. Nessuna chiave. Ah. Una chiave. Sono finiti. Mi dispiace, tieni duro. Ok. Chiave? No. Vado a fare il 10, figo, Jack, però dopo per... Chiave? No. Non hai nessuna chiave quello. Che sterminio. Io più di eliminare gli altri mostri per risparmiarmi gem, però non posso fare. Ok, ora non li tocco più. No, mi domando, nel prossimo tu cosa farai? Perché nel prossimo c'è una cosa tanto bella che sicuramente ti piacerà, Berserk. Sicuramente ti piacerà. Troppi accessori. Aspetta. Guardi il caso, uno dei miei youtuber che si è finito appena caricato il video dove il titolo "Che cazzo sto giocando? Distoglio lo sguardo pe... Distoglio lo sguardo pe..." Continua a scrivere Sepp le perse. Per non vedere. Ok, non voglio saperlo. Ci sono cose nella vita di cui una persona non deve mai conoscere l'esistenza. E questo video è una di quelle. Ok. Stavo pensando, oddio, sto mettendo... Al peggio non c'è mai fine, ecco.
Sto pensando, oddio, sto mettendo un sacco di hype su Dark Chronicle. E ho paura che a voi non piaccia. Ah, per non vedere che ammazzi. Boku no Pico, oddio. Aspetta, devo fare un po' di mente locale. Per non vedere che io ammazzo i draghi o per non vedere il video di questo tuo, di questo YouTuber? Oppure è Boku no Pico, Pico questo. Ecco. Ok, solo. Ah, per non vedere i draghi. Ok, beh, ecco. Visto, l'ho uccisi soltanto finché non avevano. Non trovavo la chiave. Poi non li ho toccati più. E comunque sto dicendo, ho paura tanto 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 di Dark Chronicle, se non piace a voi. Bah, io ho i miei dubbi. Credo che sia cambiato qualcosa. Sì, forse i colonnati. O forse no. Cavolo, devo cambiare l'arma. Devo riparare l'arma. Ah, mi sembra che sia tutto uguale, non è cambiato un cavolo. Ah, cazzo di congelamento. Dovrei averlo, una cosa anticonge. No, appiccicume, appiccicume. No. Perché stai diventando pazzo, Seth? Che è successo? Vabbè, io direi di continuare sempre con lei finché ce lo consentono. Chiave. Mamma, ecco fatto. Buonanotte, Sepp, buonanotte e buone botte. Mi raccomando, Sepp, non sognarti Serran Kagura, eh. Celebrity Deathmatch, sì, lo sapevo. Quella è una cosa che pure io quando faceva me lo vedevo spesso. Ok, no, vabbè, non facciamo il piano su Red perché non ho. Ho la borsa accessori piena. Vediamo un po' come si può risolvere la situazione. Fatto un po' di spazio. Andiamoci a fare sto piano sul retro a vedere cosa c'è. Ah, Jack, poi hai recuperato un po' di Monogatari?
va bene. Topazio, topazio. Questo cosa ci dà? Una gemma del fuoco. Quale serie stai finendo? Ammazza streghe. Ah, si è rotta la piuma. Scusate un attimo ragazzi. Queste cuffie sono comodissime, però avendo gli occhiali mi danno un grande fastidio, che poi le asticelle mi fanno un male cane. Se non devo giocare senza occhiali. Ecco fatto, poi vediamo se va bene. Ah, comunque è cambiata la zona adesso. Gol. Comunque, non so se ti sentito Jack, che serie stai vedendo, così forse la posso recuperare anch'io, se mi piace. Gol! A te non posso toccarti, però a te sì. Se no il signor Berserk qua viene dichiarato male se ti tocchiamo. Aia! Aspetta, qua visto che sono tutti di fulmine, proviamo a mettere l'elemento vento. Nope. Quello non aveva la chiave. La polvere riparatrice è buono. Giochettino Gado di lì per il Yu-Gi-Oh! Arc V è una roba cinese. È una roba cinese. Bello come poi dopo ha fatto cadere tutto con è una roba cinese. Ok, forza lo scrigno, esplosione. È la fionda d'acciaio che non ci serve perché abbiamo una fonda suprema. Fionda, no fonda. Dalla Cina. Ah! No, nessuna chiave. Thank you.
No, niente chiave. No, forse nel senso che è un manga creato in Cina. Che è un anime creato in Cina. Cristallo, e direi di andarcene perché non abbiamo più nulla a che fare qua. Però, ma lo so, qua tutto giallo. Non è che mi piace un granché sta zona. Big Fish? Che cos'è? Ok, sì, al prossimo piano. Ok, quando la recupero sta parte vedrò. Un po', dai. Vescovo Q. Aia. Ok, niente chiave. Abbiamo una chiave argentata. Pipistrello. Dai, buttiamo giù anche questi. Tecnicamente dovrebbe capitare anche quando abbiamo sentito per la prima volta un opening in giapponese, questo effetto vale. Poi uno ci si è fatto l'abitudine e non ha più questa strana sensazione. Dai. Addirittura so pieno qua. Una piuma di rame, buono. Una bomba, va bene, non è che mi serva. Ouch. Dai. Quanti mimic questo cavolo di piano. Vabbè. Chiave? Chiave, sì.
Mimi. Vabbè, io vado al prossimo, arrivederci. Anzi, prima di andare al prossimo esco e salvo, così recupero anche canna. Tizio combatte con un ombrello. Volete mettere addirittura con un ombrello? Vabbè, sarà da vedere allora. ...43, perfetto. Vediamo un po' cosa ci aspetta a questo piano. Ma siamo quasi a metà. Stiamo quasi a metà. Dai, che ce la stiamo facendo. Tenendo duro, pensando a belle cose, ce la stiamo facendo a portare a casa questo labirinto. Vabbè, ah, vero come ho detto io, pure le opening in giapponese ci facevano strano all'inizio, poi non ci ho fatto più caso. Ah, veleno. Basta con sto veleno. Che non ci ha dato neanche la chiave, non ci ha dato. Ci ha avvelenato due volte, ha fatto sprecare due guarigioni potenti e neanche la chiave. Sei proprio cattivello, sei. Che lassù ci dovrebbe essere qualche altro assemblamento di nemici. No, solo un baule. Con la ciliegia palpitante. Invece sotto dovrebbe esserci un po' di roba. Di là. Spero che troviamo presto sta chiave. Aia! Che ho finito anche tutte le cure, dopo le devo andare a prendere. Tu per piacere, fermati un attimo. Cacchio. Andiamo un po'. Soldi e niente chiave. Mimic.
Cioè ci abbiamo fatto 5 minuti e non si è capito più niente questo labirinto. Ok, l'assorbimento è completo, puoi potenziare usando un comando, per ora non ci interessa. Devo pensare prima a trovare la chiave sopravvivere. Un altro mimic. No, una fionda tiratore instancabile che non mi serve. Il cristallo magico. Dai, speriamo che quel Gemmeron là dietro non abbia la chiave, perché altrimenti avremmo fatto un fail enorme. Un altro Gemmeron. Ciao Vale, fai buono anche tu. Cavolo. Ma un HP che si è attivato, ultima chance. No, torna in città temporaneamente, che dobbiamo prendere le cure. Sapete che mi ricordo quella torre? Più o meno? Mi ricorda molto il Detero segreto di Bevel in Final Fantasy X-2. Ovviamente al contrario. Ok, così siamo a posto. E poi volete sapere un'altra cosa bella? Che nella versione italiana, tradotto in italiano, del Dedalo Segreto, anzi no, dico io una versione originale, la versione originale del Dedalo Segreto di Bevel si chiamava Via Infinito. Italiano, era scritto in italiano quella la parola via infinito. Invece nella versione italiana l'hanno cambiato con Dedalo Segreto. Ora lo dico. Ok che via infinito non significherebbe nulla, ma per la miseria, per una volta sola che hanno preso una frase, due parole italiane per farci un dungeon in un Final Fantasy, tu lo vai a cambiare? Non si fa. Io personalmente avrei rimasto via infinito. Che è insensato, non è insensato, ma almeno così era più carino. Caporco, mo. Che vediamo un po' se possiamo ripararci prima all'arma e poi attacchiamo. Poi nella versione HD c'era anche la
la torre effimera, che vabbè, è un gioco carino, però non è tanta sta roba. E poi c'era quella cosa che io e Berserk ne parlammo in privato, oppure era in una live, non mi ricordo. Ti ricordi, Berserk, quel post Final Fantasy 10-2? Che in pratica si poteva aprire per un Final Fantasy 10-3. Per fortuna che non l'hanno mai fatto. Mamma mia, sti cosi. Che non so se l'hai giocata la parte HD di quel Final Fantasy 10-10-2 Jack. Ma c'era una scena nei crediti che ti faceva mettere le mani nei capelli. Sì, l'audio log della Remastered. Quella che in pratica succede quel fatto che noi dicevamo no, non può essere vero, non può essere vero. Vuoi sapere cosa è successo, Jack? Che potremmo anche dirtelo. In pratica, non so se diglierò io o diglierò tu del Berserk, vabbè, diciamo io tutte e due. In pratica c'era questa specie di audio log di contenuto extra come riconoscimenti, e questa storia faceva vedere che due persone a random vanno nel villaggio di Beyshade perché vogliono trovare Yuna per farla ritornare a essere una evocatrice e robe del genere. Perché vuole ritornare a essere evocatrice? Perché tieniti forte, Jack, perché ritorna Sin. Ma poi lei prima di tutto disse che era tornato nel viaggio di Beyshade perché tutto il tempo passato con i gabbiani non gli era piaciuto, così e colì. Quindi è tornata a fare la vita da clerica, da chierichetta nel villaggio di Beyshade. Poi, senti questa, perché questa è la cosa più stupida del mondo. Ti ricordi quando ci siamo fatti il... quando tutti nella parte 10 si è innamorato di Tidus? Là si innamora di un'altra persona, perché Tidus non gli piace più. E non ho ancora capito perché hanno cambiato sta cosa. Che in pratica hanno cambiato il fatto che a Yuna piaceva Tidus e a me piace un'altra persona. Io dico cosa? Perché? Cioè, ho detto no, non potete farmi questo. E basta. Immagino che il buon Berserk sia rimasto sconvolto alquanto da questa cosa, per avermene parlato in maniera dispregiativa. È lui che parla in modo dispregiativo di Final Fantasy, se ne contano
è raro, a meno che questo non sia il 15. Ma ci credo pure. O il 13. O il 13. Ma ci credo pure. Tu mi costruisci un gioco dove lei si innamora di questo. Questo è strano che non conosce il suo paese, non conosce nulla di lei, della sua nazione. Mi fai un seguito riuscito più o meno bene. Dove tu ci sono, noi ci stiamo facendo il culo. Per trovarlo e per salvarlo. E poi perché poi Berserk hanno fatto sto finale? Sto fatto perché poi all'improvviso cambi, perché? Ecco appunto. Che poi il finale non lo potevi neanche prendere. Se tu non sapevi come farlo. Perché non so se ci ho giocato a 10-2. Se ho giocato a 10-2 allora, Jack. Quindi, tu sai benissimo che per trovarlo devi fare. Un procedimento particolare. Cioè, a un certo punto della storia tu devi premere determinati tasti. E che se non li premi non è il finale perfetto. Io dico, ma perché? Perché all'improvviso vi saltate in mente di mettere sto fatto che se uno non ha la guida a portata di mano, come fa a saperlo? A parte il fatto che devi completare al 100% il gioco e alla prima run non ci riesci. Ma poi lo diciamo, quando con Dark Ixion viene buttato giù, quando Luna parla fa quel soliloquio, dopo devi premere 4 volte X in determinati punti delle animazioni. Mo se io non lo so che questi punti quasi devi premere X, mi perdo il finale al 100%, mi perdo il finale buono. Perché me l'avete messo? Neanche SMT4 con il finale qua canonico per segnarvi così tanto. SMT4 cos'è? Ah, Shin Megami Tensei, sì, giusto, scusa. Oh, mi sono fatto l'accostamento. Ah. Che poi... vabbè, però, quanti mimic in questo mondo. C'è qualche cassa che non è un mimic? Ah, mo sì. Ma con carico di energia deve farmi un po' più male. Poi... Per esempio, quando dovevo ottenere tutte le abilità delle Luxfee speciali, là era un altro mezzo casino perché tu non sapevi come fare ad ottenerle. Anzi, vi dirò di più, quella di Pain potevi anche missarla. Nel 4 dovevi fare solo alcune missioni e nei dialoghi dovevi sempre fare la prima opzione che ti davano. E tu non lo sapevi ovviamente, no?
aspettate un attimo, mi faccio bere un attimo lei. Dicevo che se nel per avere la Luxfera, avere tutte le abilità della Luxfera di Pain, di Yuna e di Riku, dovrei andare in certi posti che non lo sapevi neanche tu. Che cosa tutto hai fatto? Io mi ricordo che quella di Pain nella Bia Mihen, se tu non ottenevi, non facevi episodio completo nella via e non ottenevi il Chocobo, quello non lo potevi ottenere, quell'oggetto che ti dava o HP a Peyron o danni a Peyron, non mi ricordo. Scusa Berserk per la Gemron, neanche tanto perché c'aveva lui la chiave. Pesce vivo non mi interessa. Ho fatto la prima run da completo ignorante senza guardare. Appena l'ho finito mi sono messo a capire l'allenamento per poter fare determinati eventi, forse. E vabbè, però anche tutti quanti la prima run fanno un po' la cavolo. Ma una parte che tu devi fare per fare la cavolo e poi dopo la seconda run un po' più ragionata ci riesci. L'altro è che devi fare certe cose che a te non ti verrebbero mai in mente per ottenere il finale perfetto. No, per esempio, voi ditemi come io dovevo sapere che se per avere il finale perfetto là dovevo premere 4 volte X in quei determinati punti. Ah, Croce Scarlatta. Io che non lo conosco il gioco, io che non ho una connessione a internet, ditemi voi come devo fare per ottenere il finale perfetto in quei punti. No, dai, ditemelo. Che forse sono scemo io e non ci sono capito. E non ho ragionato fino a quel punto. Natural Love, Chaos e Messia. Sono 4. No, 5, scusate. Vabbè, Jeff, non ti preoccupare. Vabbè, domani, Jack, non ti preoccupare. Poi, qualcos'altro più di Final Fantasy? Ah, ecco. Possiamo dire che Final Fantasy 10 da remaster ha il trofeo più rompicoglioni della storia dei trofei. E vi posso dire solo un indizio. Marte. O emblema. Ah no, non c'era la parete che si deve usare Drac. Vediamo se qualcuno ha capito a che cosa mi riferisco. Sicuramente Berserk aveva capito. Spacca pietre e là c'è un attimo l'ultima classe che mi andava a pigliare.
fulmini lo, non like this, eh. I fulmini. Beh, Jack, ti ricordi l'emblema che si doveva raccogliere, si dovevano schivare 200 fulmini consecutivamente? Mamma mia. Cioè, è un incubo quella parte. A parte il fatto che poi non è vero che se ti metti in quella parte hai più probabilità di schivare fulmini. Gna. Ma poi che ti facciano venire pure un cavolo di attacco epilettico. Non mi ricordare i miei traumi infantili. Mamma mia, quell'emblema era il più difficile da prendere. Anche molto di più di quello là della corsa di Chocobo. E quello più o meno, se ci fai un paio di volte trovi il percorso ideale. Quello invece è se attende fulmine, vedi fulmini, attenzione, schiva, premi X, mamma mia. Poi più aumentavano la vicinanza al 200. Aspettate. E più ti arriva l'ansia. Sono arrivato la prima volta che ho fatto tutte le armi dei sette astri, che ogni 10 fulmini basta pensare che servi. No, è una stupidaggine la costa dei Chocobo. Te l'ho detto, ci trovi un paio di volte, ti capita il percorso giusto e fai. Poi, a meno che non fai tutto giusto e ti rimane 0.01 di tempo e la bestemmi Cthulhu, ma quello è anzi, tu devi per forza fare così. Ma il fatto dei fulmini, no. Non mi puoi far schivare 200 fulmini consecutivamente? No. Che poi arrivato a 100 fai, ok, 100. Respiriamo, 101, 102, 103. Col cuore che ti va a 1000, perché sai che un piccolo sbaglio è buttato tutto per l'aria. Arrivi a 200 che perlomeno hai perso 20 anni della vita. Arrivi a 200 fulmini che hai perso 20 anni di vita. Ma non hai capito, Berserk? Come hanno fatto questo? Come hanno fatto? Hanno fatto. Per ottenere il platino tu devi ottenere tutte le armi dei sette astri. E hanno messo un trofeo. Hanno messo un trofeo sui 200 fulmini. Quindi, volente o nolente, tu quelli te li devi fare. Per questo, pure io. Io volevo prendere fino a Fantasy 10, ma il pensiero di farmi 200 fumi ha detto no. No, no, no. Comunque, grande o piccola, Jack e Bear? Ok, grande. Bear dice... Ok, grande sia. Un'altra spada. Che non possiamo neanche prendere perché il vano armi è pieno.
Ok. Non cacciare quel dannato platino. Mamma mia. No, davvero. Come fai a mettermi un trofeo su una cosa del genere? Non so chi di voi abbia giocato a Shadow of the Colossus. Perché dopo Makala non l'hai più usata a Lulu? Perché dopo Makalani impara ultima e bimagia. Luruki? Scusa se mi serve la chiave. Cioè, scusa Berserk, mi serve la chiave. Ok, per ora non ce l'hanno. Ma vediamo, risparmiando gli altri Gemron, se qualcuno abbia la chiave. Sì, stava di cipolla. Ah, c'è di uno, è vero. Che poi dopo... Scusa, Berserk, che ti ho triggerato male, ma... Niente chiave. A Jack Zolla piace Yuna. Chiave? Chiave, sì. Ovviamente la borsa è piena. Crash che vi porto da sempre. Ah, vabbè, ma mi piaceva Riku invece. Sono quasi sicuro di sapere a Sef che chi piaceva. A Sefiot, al signor Sefiot chi gli piaceva, Berserk. Diciamo che possiamo giocarci il sangue per dire a chi piaceva Sefiot. Lo so, io sono sempre stato controcorrente in tutto. Gli occhi sì, gli occhi di Yuna sono sono bellissimi. Dai. Oh, fatevi una risata. Che cazzo proprio da fare questo? Fatevi una risata. Io comprai Final Fantasy X e vedi che la protagonista si chiamava Yuna. Il giorno dopo che c'era una trasmissione su Rai 2, sentivo che una delle due concorrenti si chiamava Yuna, però non scritto Y-U-N-A, ma I-U-N-A.
Io ho detto, che cosa, 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 che cosa? Ho detto, ok, questo è il segno. Fino a Fantasy 10 me lo devo giocare tutto quanto. Una con tutto te stesso. No, il mio cuore appartiene a Riku. Mi dispiace. Anzi, no, a Riku. Mi dispiace. Fiona is love, Yuna is life. Aia. Opla. Poi, l'unico personaggio che non ho mai capito come doveva essere buildato in Final Fantasy X è il povero Kimari. Il povero Kimari penso che nessuno l'abbia mai usato in quel gioco. Marichi? Ecco, appunto. Io personalmente l'ho usato pochissime volte, Kimari. L'ho usato solo per farlo aumentare, l'ho usato solo per fargli fare farlo entrare, fargli fare un attacco, metterlo in guardia e poi mandarlo via. Alza la mano che l'hai usato, che non l'hai mai usato, Berserk. L'ho usato. E come lo facevi? Cioè, che percorso gli facevi fare? Che io di solito gli facevo seguire il percorso di Tidas. Dopo aver completato il suo cerchio, no? Di abilità. Io lo mettevo a fare, anzi no, che Tidas, che sto dicendo? No, no, no. Mago Blu e Buffing. Sarebbe quello di Tidas, cioè di Tidas, senti a me, di Tidus. Che anche se mi dicono tutti quanti, guarda che si chiama Tidas. No, io lo chiamerò sempre Tidus. Perché sì, Jack, si chiama Tidas, il protagonista di Final Fantasy X, non Tidus o Tidus.
giusto. E me ne frega altamente se l'originale si deve chiamare Tiras. Io lo chiamo sempre Tirus. E sono consapevole che si chiama sbagliato, ma non mi potete mai far cambiare idea. Sì, ma in pratica anche lui ha detto, neanche a me piace, ma si deve chiamare Tiras. Che poi non è neanche colpa sua, è dei giapponesi che l'hanno chiamato Tiras. Come Teleta. Che senso gli hai detto dal vivo? Abbiamo la chiave. Dai, io direi di andare avanti. Hai detto mi hai rovinato l'infanzia. Tipo ti sei inginocchiato e hai alzato le mani al cielo e hai detto no. Il bello della diretta è che quando ti si scarica il controller stai nella merda. Ecco fatto. Ok, 49, ci facciamo il 49 e ci facciamo anche il 50. Perché si chiamano le stesse fiere ogni volta, è un must cercare di parlarci. Ah, addirittura. Che bello. Merda. Ecco. Così va meglio. Aspetti, quando ha detto il fatto di te reso resta rossa, non ha... Gol, gol!
cielo. No. Dai. Andiamo. Non è ancora uscita la chiave. Ah. Chiave, chiave? Nope. Eccola qua. Ma non direi di andare pure al prossimo livello. Però dobbiamo prima una finicetta per far recuperare canna. Salviamo pure. E 50. Questo qua cosa ci dà? Ah, l'assorbimento ha raggiunto il massimo. Meta! Testeggiamo tutti quanti. Mimic. Mappa, andiamo un po'. Aia! No. Forse è sacro questo. Chiave. Ah, caldo. Nope. Eh sì, la chiave è presa. Ah,
Facciamoci sta build, almeno finiamo proprio con le nostre due canoniche 2 ore e mezza. Vediamo se abbiamo... no. No. Oh, là. Scusate. Ah, no, gelato. Aia. Aia, quanti danni. Ah. E basta. Vabbè, va. No, andiamo oltre, andiamocene qua perché sto un po' stanco, quindi non combatto bene. Diciamo che siamo arrivati a metà della torre. Tanto l'abbiamo, la chiave l'abbiamo ottenuta. Tocco il piedistallo. E saliamo. Il 50° piano l'abbiamo fatto. Ah. Salviamo. Ecco, va bene così per oggi. Dopo aver fatto, dopo aver raggiunto la metà della torre e averla superata, non ci fermiamo. Tra poco caricherò il video sul canale. Qua sotto c'è il bannerino per andare a vedere altri miei live. Iscrivetevi se vi va. E ci vediamo sabato prossimo alle 21 con la live di Serancagola. E domenica alle 21 con la live di Dark Cloud. Io saluto Jack, Vale, Sepp e il Berserk che mi hanno visto tutta questa live. Saluto anche quelli che hanno visto e non hanno commentato. Allora, ci si vede a sabato prossimo. Ciao a tutti!